Carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale e ben ritornati anche ai suoni dell'iPad dedicato ai loghi delle squadre. Vado in ordine di richiesta e quindi comincio con il logo del Torino. Insomma, più o meno i primi che mi sono stati chiesti sono stati Torino, Bari, eccetera. Quindi comincio, insomma, spero di non fare torto a nessuno, comincio con il logo del Torino e poi naturalmente vado avanti pian pianino, li faccio tutti. Allora, ad arrivare anche al Chelsea, al Real, insomma, un po' di loghi misti. Ho aperto Procreate, che è un programma per iPad molto simile a Photoshop, quindi ha i suoi livelli e io ho già creato una griglia di appoggio perché naturalmente quando si fanno dei loghi bisogna essere un pochino precisi e quindi, insomma, spero di riuscire nel mio piccolo a fare delle cose decenti. Allora, cominciamo col creare l'esterno del logo, tanto è lo stesso, essendo fatta a livelli io posso fare quello che voglio. Quindi vado a cercarmi un colore, vediamo un po' nelle tavolozze, vado a cercarmi un colore che sia abbastanza simile, quindi sull'arancione. Ora stavo guardando là, ma mi sa che il colore migliore da prendere è quest'arancione qui. Vediamo, sì, e poi comunque vado sul disco, vediamo un po', e magari cerco qualcosa di un pochino più chiaro. Ecco, no, così no, è anche troppo. Vado a scurire un pochino, no. Perché qua mi dà un colore, poi qui me ne dà un altro naturalmente, perché va a scurirmelo. Non è quello il colore che voglio, ma è questo, assolutamente questo qua. Allora, vediamo un po'. Vabbè, va bene. E come pennello direi di... no, andiamo su pittura, sì. E facciamo, anzi no, io andrei proprio sul disegno, vediamo che cosa abbiamo. Ecco, questo pennello senza titolo va benissimo. Allora, direi che così potrebbe anche andare. Vediamo se riusciamo a duplicarla dall'altra parte. Vediamo un po'. E proviamo ad unirla. Vediamo se ci riusciamo con la penna. Adesso proviamo ad unire i due livelli. Vediamo un po' se riesco. Perché va fatto un pizzico perfetto, va fatto proprio un pizzico e vengono uniti i due livelli, cioè la prima linea che ho fatto e anche la parte che poi ho voluto ribaltare, no? Alla mia destra. Allora, torniamo ai disegni. Quindi avevo fatto una cosa così, ho detto la ribalto, poi riprendiamo di nuovo la penna e va fatto una cosa più o meno che parta dal centro, quindi più o meno da qua, e che faccia più o meno no, rimane una linea. Più o meno qualcosa di buono siamo riusciti a fare, ok? Adesso idealmente dobbiamo passare alla parte dentro, quella dove c'è scritto Torino e dove c'è il toro. Allora, dovremmo riuscire a farlo facendo
facendo una finestrella, tanto passiamo di livello, aggiungiamo un livello. Allora, andiamo a cercare un colore granata, vediamo se riusciamo a trovare più o meno un colore che possa assomigliare vagamente a un granata, tipo ad esempio questo ci potrebbe stare forse. Proviamo a vedere. No, continuo a avere un colore che mi vira sul rosso e non sul granata. Allora, vediamo un po'. Potrebbe più o meno andare, l'unica cosa devo correggere un po' qui perché non capisco, probabilmente quando l'ho disegnato è rimasto qualche. Vabbè, dai, ci può anche stare, questo va bene. Allora, adesso dobbiamo fare la parte frontale. Quindi per la parte frontale direi di aggiungere un livello oppure andare su questo livello direttamente. E allora, intanto dobbiamo mettere la scritta Torino. Allora, bisogna scegliere un bianco, eccolo qua, e provare a fare la finestrella. Ci potrebbe anche stare, vediamo, lo facciamo arrivare fino a qua più o meno, quindi così. Lo coloriamo di bianco, perfetto. Ora andiamo ad aggiustare un pochino qua i bordi. Andiamo a cercare questo colore perché c'è anche una riga. Così alla base, non so perché sinceramente ci sia una riga di questo colore alla base, ma va bene. Allora, qui ci serve scritto Torino. Ora, qui sotto invece c'è il toro, che è quello che vado a fare, comincio ad apprestarmi a fare, così aggiungo un livello, ecco qua, andiamo su questo livello, e
rimpicciolisco leggermente la mia penna, perché vediamo se riesco a rimpicciolirla senza, sì, ok, perché devo fare, cioè voglio disegnare così a mano il toro e speriamo di riuscire a farla. Allora, intanto qua abbiamo le, ah no, ma non in azzurro, magari se riesco a disegnarla bianca forse è meglio. Allora, cominciamo con le orecchie. Allora, vediamo se riesco a fare i dettagli del muso. Allora, questa è una bozza praticamente. Vediamo se anche una bozza che naturalmente vado a spostare. Allora, ma sì, dai, facciamo che lo coloriamo di bianco. E facciamo i dettagli rossi, quindi prendiamo rosso e granata. Allora, i dettagli sono, allora, così, e più o meno una cosa così, poi andiamo a fare l'occhio. Definiamo ancora un po' qui. Quindi una cosa così. E vediamo qua di aggiustare questa. Quindi fare così. Mi sembra una zampona molto grande rispetto a quella che è, e col bianco vado a rifare un po' questa zampa, perché mi sembra effettivamente un po' bruttina, sottile, perché altrimenti veramente sembra un bue all'ingrasso, più che il toro del Torino, mi sembra un bue un po' all'ingrasso, poverino.
è più orizzontale e col bianco faccio così perché va un po' più in là. Riesco neanche a finire di colorarla. Ok, così. Ok. Poi più o meno, non è che faccio proprio così, ma no, non l'ho fatto. E questo va più dritto. Anche qua devo dargli un'altra espressione perché una volta arrivati qua si curva. Prendiamo il bianco e vediamo di correggere un po' due cosine qua, tipo ad esempio che questa fa così e così. Allora, andiamo a colorare qui. Andiamo a correggere ovviamente anche qui, quindi torniamo a prendere il marrone. Come vedete sto usando praticamente, vabbè, io lo chiamo marrone in modo non appropriato perché non è marrone naturalmente, ma è granata, un color granata. E qua naturalmente si va a rimpicciolire, ma a fare questo lavoro qua. Allora, qui devo prendere il bianco e avvicinarmi ancora un pochino, fare così e così, e poi facciamo così, così. Non è che siano perfettamente in linea, quindi vado ad aggiustare con questo così, una cosa fatta così, così.
c'è da ingentilire un pochino quella schiena. Quindi andare un po', sì, siamo già col rosso, qua devo anche togliere del blu. Forse sì, ancora un po' qua c'è qualcosa che non mi piace ancora in questa zona. Ecco, un occhio così più o meno. Olè. Allora qua va leggermente più sottile questa parte. Bianco per togliere qualche segno che non va bene. Vediamo un po'. Sono riuscita a fare una scritta più o meno simile, mi rendo conto che questa curvatura non è la stessa, questa è leggermente più alta, ma ormai la lascio così, sinceramente. Ho cercato un po' di fonte, alla fine sono riuscita a trovare insomma qualcosa di molto simile. Ora scriviamo ancora 1906 e FC e poi dovremo essere a posto. Eccomi qua con il mio scudetto finito. Non è perfetto, ma non mi interessa perché comunque me lo sono fatto da sola e quindi insomma spero comunque che vi piaccia. Io vi ringrazio di essere stati con me. La prossima volta proverò a fare quello del Bari e magari qualcun altro. Un caro saluto a tutti, al prossimo video. Ciao!